Siamo on the go, aspettiamo un attimo che ci arrivi un po' di gente. A te so che non te ne frega una mazza di chi stasera gioca la nazionale. No, no, effettivamente no. L'ultima volta ci hanno un po' cazziato perché abbiamo iniziato a parlare, no, di calcio. Quindi oggi fortunatamente non parliamo di questo perché a Max non interessa niente. Non è tra le mie competenze, non so assolutamente nulla. Però come sta andando invece l'ultimo libro? L'ultimo libro piuttosto bene. Continuo a venderne una 20-30 al mese, che mi dà soddisfazione. Dai, comunque si può acquistare solo online, quindi principalmente lo acquistano solo le persone iscritte alle mie pillole e alla mia mail. Quindi non sono per niente deluso, anzi, sono molto contento. Ottimo, Tipo ieri ne ho ottimo. venduti tre, guardavo proprio prima, ieri tre, oggi uno, e poi per 2 giorni niente, proprio meno, dai. E Beh, invece sono tu? le belle soddisfazioni che comunque ti Ah no, no, confermo. quello sicuramente, sì. Invece un piccolo traguardo che ho raggiunto un mesetto fa, il mio podcast ha superato 1 milione di ascolti. Wow, Quello sì. grande, cavoli. Quello, dai, piano piano. Beh, vedo già che si sta tra l'altro popolando la situation, vuol dire che erano tutti belli carichi, anche perché secondo me la gente qua dice: oh, ascoltiamo che poi dopo devono andare a cena, si devono sparare qualcuno la partita. E allora direi, Giustamente. Max, ragazzi, se ci siete, battete un colpo, dateci un saluto, che così intanto iniziamo a scaldare i motori. Volentieri. Perché oggi secondo me parliamo di cose veramente interessanti e sono molto curioso perché Max è uno che ne sa veramente a pacchi e quindi quando comincia a dire le cose tu stai lì zitto e ascolti. È veramente figa questa cosa. E parliamo secondo me di un argomento molto molto interessante perché oggettivamente una delle difficoltà principali, no, per chi ha un business locale è quella di far tornare i clienti. Perché un conto è averli una volta e un conto è averli tante volte e fa tutta la differenza del mondo in un business. Questa cosa qua, perché ti permette di avere una struttura di poter pianificare e quindi non basarti sul fatto, ah, ok, questa settimana ne sono arrivati X, ma la prossima settimana non lo so. E quindi che cosa faccio? Ecco, quindi oggi secondo me vediamo in verticale su business locali, tra l'altro cercheremo di approfittare di te, Max, magari proprio di andare sul super pratico, magari prendendo anche dei casi studio. Comunque, se qualcuno che ci ascolta ha un'attività locale, pizzeria, centro estetico, abbigliamento, gastronomia, qualunque cosa, magari raccontateci la vostra storia che proviamo a darvi una mano. Io parlo, ma parlo anche Assolutamente, sì. perché l'abbiamo chiamato qua apposta e quindi è giusto che ce lo pippiamo tutto. Allora, Max, io ti faccio subito questa domanda, no? Che cosa secondo te è veramente fondamentale, parlo di business locale, per riuscire a fidelizzare un cliente? Allora, già tu sei partito comunque da una situazione in cui effettivamente siamo messi molto bene, perché la parte più difficile è riuscire a portare clienti la prima volta. Quindi tu hai già dato per scontato che le persone che sono in questo gruppo abbiano superato questo problema, quindi tanto di cappello, perché davvero l'80-90% del lavoro è già stato fatto. Quindi siete veramente in una situazione ottima. Perché è veramente la parte più difficile, quella più costosa. Nel momento in cui un cliente viene nella vostra attività, puoi riuscire a fidelizzarlo e creare delle strategie, sinergie, si può fare veramente di tutto per in qualche modo farli tornare con una frequenza più o meno prevedibile, e sono azioni che si possono fare più o meno a costo zero, mentre all'inizio, quando dovete farvi conoscere, è necessario investire, richiede tempo, servono soldi ed è molto più impegnativo. E il vantaggio grosso di business che hanno la possibilità di avere clienti ricorrenti come centri estetici, non so, massaggiatori, palestre, ristoranti, è proprio il fatto che una volta che un cliente viene, se si trova bene con voi, ritornerà in maniera costante. Poi, se siete bravi anche a livello di marketing, nel post vendita, a stimolarli a tornare magari più frequentemente o a spendere di più, ecco che allora è la ciliegina sulla torta. Cosa molto più difficile invece per altre tipologie di business, come ad esempio, non so, un'agenzia immobiliare, che se non sbaglio una persona è stato stimato che cambi casa una volta ogni 7 anni, che a me sembra pure tanto, però così dicono le statistiche. E significa che una volta che un cliente è venuto, per 7 anni non torna più. Quindi veramente si gioca a livelli totalmente diversi ed è molto, molto più dura. Ma tra l'altro intanto saluto un po' di persone che ci stanno ascoltando, Arianna, il grande Turrins, Michela, Veronica, grazie ragazzi. E
Ti faccio questa domanda. No? Immaginiamo, come dicevamo prima, perché un po' di settimane fa ho fatto una live con Federico dove abbiamo parlato nella parte di acquisizione, no? Quindi usare i social per cercare di acquisire. Quindi immaginiamo che un nostro cliente è entrato nel nostro centro estetico, è entrato nella nostra pizzeria, ha usufruito, diciamo, del nostro servizio. Qual è, diciamo, tre cose che tu consiglieresti di fare subito a chi ha questo business per poter fare in modo che poi questo cliente diventi ricorrente? Allora, purtroppo va ovviamente contestualizzato in base alla tipologia di business. Tu mi facevi prima, mi parlavi ad esempio, non so, di centri estetici o massaggiatori. Io ho un cliente massaggiatore che ha avuto un incremento pazzesco, perché era passato da fare 1.000 euro al mese a farne 12.000 con due centri, sei dipendenti, sei collaboratori anzi, quindi un aumento incredibile. E tutto è partito da una strategia semplicissima, ovvero diciamo che lo seguivo in consulenza privata e la logica era: un cliente che viene da te non deve uscire senza aver fissato l'appuntamento successivo. Questo più o meno è la logica che dovrebbero applicare a tutte quelle attività che ne hanno la possibilità. Quindi che tu sia un personal trainer, che sia un massaggiatore, abbia un settore estetico, un parrucchiere anche, dovreste sempre fissare già il prossimo appuntamento con il vostro cliente. Poi con un promemoria, qualche giorno prima, gli ricordate che deve venire, eccetera. E questo aumenta tantissimo la frequenza di ritorno, perché quando una persona prende un impegno con un'altra persona, quindi nel vostro caso prende un appuntamento, è difficilissimo che disdica. Capitano, però sono veramente pochi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, se possibile, e nel caso del massaggiatore questo è che ha fatto la differenza, vendere dei pacchetti. Quindi invece di fare il trattamento, salutarlo, e ho avuto diversi clienti massaggiatori e c'è una frase che mi ha colpito, perché tutti mi dicevano che nel momento in cui il cliente pagava, loro pensavano: dai, chiedimi del prossimo appuntamento, chiedimi del prossimo appuntamento. No, cioè, sembra un pochino stupido e banale, però dici: caspita, ma proponiglielo tu, è semplicissimo. E da lì è nata l'idea di creargli un pacchetto, quindi un percorso composto da più massaggi. Nello specifico, questo massaggiatore faceva un pacchetto di quattro trattamenti che il cliente doveva pagare subito e ne riceveva però cinque. Questo piccolo cambiamento a lui gli ha riempito lo studio, perché le persone invece di venire quando capitava, acquistavano questo pacchetto che era un trattamento al mese per 5 settimane di fila. E sembra veramente banale, ma ha aumentato tantissimo la frequenza delle persone con cui venivano. In più, gli avevo fatto fare un'altra strategia, ovvero chi comprava il pacchetto riceveva anche un buono regalo da dare a un familiare o un amico per un trattamento gratuito. Questo era un test, perché si rischia il fatto che ti arrivano tante persone che devi trattare gratuitamente, poi non vengono più. Nel suo caso, una su due poi si trasformava in cliente che comprava a sua volta il pacchetto, quindi si è creato, diciamo, un circolo virtuoso che l'ha fatto crescere esponenzialmente. E sono entrambe azioni che si possono fare a costo zero, quindi veramente proprio semplicissime da applicare. La terza, per chi ha un pochino di budget, io consiglierei, questa è una strategia un pochino più avanzata, però soprattutto per chi utilizza i social network, di investire un piccolo budget giornaliero nel remarketing. La logica è che dopo che un cliente è venuto da voi, quindi voi avete in qualche modo intercettato il suo contatto e potete ricontattarlo, appunto, farvi vedere nuovamente su Facebook o sui social, probabilmente Federico vi ha già parlato di questo, essere sempre presenti e dargli l'impressione, perché dobbiamo considerare che tutti noi viviamo in una sorta di bolla, cioè noi viviamo nel mondo che vediamo, quindi se noi frequentiamo dei gruppi dove sono tutti imprenditori, abbiamo la percezione che il mondo è pieno di imprenditori. Un dipendente che non conosce imprenditori ha la sensazione che tutti siano dipendenti, magari arrabbiati del lavoro, che c'è crisi, eccetera. Quello che dobbiamo fare è creare questa bolla di realtà in cui sembra che tutte le persone che loro conoscono, tutte le persone del mondo, vengano a utilizzare il nostro servizio, quindi sono tutte contentissime. E per farlo raccogliamo testimonianze di clienti, video testimonianze, messaggi, cioè tutto quello che possiamo, e bombardiamo i nostri clienti con questi messaggi. Loro devono avere veramente la sensazione che tutto il mondo venga da noi, e lo si fa davvero con due spicci, però è una tecnica molto molto forte. No, ma bellissima questa cosa, Max. E ti faccio questa domanda, no? Alcune di queste cose, secondo me, sono molto replicabili. Immaginiamo di avere invece un ristorante, okay, dove chiaramente c'è il fatto che quella persona, il tuo ristorante magari è particolare, quindi sì, ti viene a mangiare ogni tot, ma non può venire tutti i giorni a mangiare al tuo ristorante perché non gliela farebbe, magari per questione di budget, piuttosto per questione di tipologia di food che fa. E tu in questo caso cosa faresti? Allora, l'ideale sarebbe cercare di segmentare la clientela, ma adesso facciamola più facile. Abbiamo un ristorante, il nostro obiettivo è far venire le persone, non so, una volta al mese,
sarebbe un ottimo obiettivo, probabilmente. Nella catena di sushi che seguo, l'obiettivo è quello. Ogni cliente deve venire una volta al mese. Quindi se tu hai 1000 clienti, sai che batterai 1000 scontrini al mese. Per qualche attività può essere poco, per qualcuno può essere tanto. Ovviamente poi è da aggiustare questo numero. Però il punto è, dobbiamo creare degli incentivi per proprio convincere queste persone a venire da noi. E i modi sono tantissimi. Ce ne sono alcuni che a me fanno un pochino sorridere perché non hanno un verso, tipo la pizza del mese. Ci sono alcuni locali che fanno la pizza del mese, ti propongono questo mese abbiamo questa pizza, ma il problema è che in realtà è una pizza con degli sì, che non è sul menù, ma se tu la ordini un altro mese e gli chiedi oggi voglio la pancetta, lo squacquerone e la rucola, che è la pizza del mese, te la fanno, no? Perché non è una vera cosa particolare. Però una cosa che a noi ha funzionato molto, ad esempio nel sushi, quando abbiamo introdotto il nuovo menù, c'era un menu, dovevamo rivoluzionarlo tutto, abbiamo creato delle serate a tema con un mese d'anticipo, invitando tutti i clienti, solo quei clienti fidelizzati. Ecco, devo fare un passo indietro, perdonami. Allora, innanzitutto questa è una piccola chicca che dovrebbero fare tutti, perché è un asset molto importante di ogni attività, ovvero la lista clienti. Voi dovete avere i dati dei vostri clienti per avere la possibilità di contattarli. Questo è assolutamente essenziale. Quindi email, un numero di telefono, sì, il nome. Diciamo, dovete avere la possibilità di contattarli, se potete farlo gratuitamente tanto meglio. Ad esempio, molte attività negli ultimi mesi si stanno muovendo con i gruppi WhatsApp Business, e mandano delle comunicazioni via WhatsApp, che tutto sommato è un modo efficace, perché i messaggi su WhatsApp vengono letti praticamente sempre. Però diciamo che questo è un elemento fondamentale, non l'avevo detto perché lo davo per scontato, ma effettivamente non lo è. E più grande la vostra lista clienti, più, diciamo, è forte il ritorno che avrete quando fate una comunicazione. E per farti un esempio proprio sul numero, noi avevamo questo locale che aveva veramente una base di clienti molto ampia. Abbiamo fatto due serate dove i clienti potevano provare il menù in anteprima. Ha fatto sold out tutte le due serate, ho dovuto dire di no a un sacco di gente. Un altro locale che non fidelizzava molto i clienti, quindi non gli faceva questa fidelity card per creare la sua lista clienti, ha fatto una serata, praticamente ha fatto un flop completo, perché non aveva il numero di persone necessario per ricevere questa comunicazione. E questo è fondamentale, assolutamente. Immaginiamo di essere un estetista, abbiamo un lunedì particolare che siamo vuoti, se hai una lista di 1000 clienti, gli mandi una promozione, qualcuno ti risponde per forza. Quindi è veramente importante che create la vostra lista clienti. Poi, per legarmi invece al discorso del ristorante, sì, dobbiamo trovare delle strategie, qualcosa da fare per convincere il cliente a venire da noi. Ad esempio, ci sono alcuni locali che fanno una volta a settimana, non so, un piatto particolare. Noi potremmo ridurlo, questa frequenza, e farlo solo una volta al mese per renderlo ancora più esclusivo. Ovviamente bisogna analizzare un pochino i numeri e crearlo in base proprio al volume che abbiamo, alla lista clienti, ci sono tante cose da considerare. Però la logica è proprio questa, quindi inventarci qualcosa per convincere il cliente a tornare da noi. Poi, qualche esempio specifico del sushi, ad esempio, noi abbiamo creato questa VIP card, quindi il cliente si registra, gli arriva una mail di benvenuto dove deve compilare tutta la sua anagrafica, una cosa un pochino avanzata, però abbastanza, diciamo, la logica è semplice. Quindi il cliente gli arriva quella mail di benvenuto, compila tutto, nome, indirizzo, in modo che noi abbiamo anche una geolocalizzazione di dove sono i nostri clienti, eccetera. E se tu attivi questa cosa, ogni mese ti arriva praticamente un omaggio, un piatto in omaggio. E le persone, per utilizzare questo piatto, sappiamo che molte persone vengono almeno una volta al mese per utilizzare questo coupon e ricevere questo piatto omaggio. Questo, ad esempio, è solo una delle tante, però, ripeto, sono veramente infinite e andrebbero contestualizzate in base... No, certo, cioè, però, guarda, una cosa che mi faceva venire in mente è che poi, pensando a quello che mi dicevi, spesso lo fanno anche le gelaterie, no? Ti fanno il gusto del mese. Quindi tu sei portato a tornare in gelateria perché vuoi provare il nuovo gusto. È la stessa cosa, esatto. Vale magari per chi ha quei ristoranti, pizzerie o comunque che fanno hamburger, cioè chi fa, diciamo, dei prodotti che sono molto similari, e creare, diciamo, l'effetto novità attorno, diciamo, alla tua offerta può innescare la voglia di tornare. Quindi questo sicuramente e comunicarlo, perché è importante. Esatto, è quella la parte difficile, sì. Che molti, non avendo una lista clienti, hai la gelateria, si metti fuori il gusto del mese. Solo che se le persone non lo sanno, non sono incentivate a venire. Se invece hai creato una lista clienti, hai i tuoi 5.000 clienti che, bene o male, sono venuti da te, mandi una comunicazione a 5.000 persone dicendogli che c'è il gusto del mese, cioè è impossibile che nessuno venga a provarlo. Perché poi sì, è matematica. Sì, è chiaro.
Tanto ci saluta Michele Rossi, grandissimo, Ciao e Michele. dà il benvenuto Massimo. E ecco, un'altra cosa, Max, che ti volevo chiedere, perché secondo me hai detto un sacco di cose interessanti, no? Comunque avere una lista clienti in ogni modo, che sia mail, che sia WhatsApp, che sia qualunque cosa, bisogna averla. Quindi questo è un imperativo. Se hai un business locale e non hai una lista clienti, sei a rischio, Molto ok? ricco. Quindi stampatevelo in ogni posto che volete, anche in bagno se serve, ma fatelo. Sì. Numero due, l'effetto novità, quindi dare quella cosa per la quale uno è curioso di tornare, perché se è stato bene e tu hai una novità da dargli, vuole tornare. Numero tre, avere quella chicca per farlo sentire importante. E quindi dicevi VIP, creare dei pacchetti, qualunque cosa che gli faccia sentire un cliente coccolato. E secondo me questo veramente sono già tre azioni che low cost che uno potrebbe subito mettere in pratica. Mi sposto un attimo invece su settore abbigliamento. Immaginiamoci invece di avere un negozio di abbigliamento, no? Che quindi deve far tornare i suoi clienti posti i nostri presupposti deve avere la lista clienti. Sì. Cosa faresti tu? Allora, qui purtroppo combattiamo in un campo molto più difficoltoso perché è molto probabile che gli stessi nostri prodotti li abbiano anche i nostri concorrenti. Mentre se siamo un ristorante, più o meno siamo unici perché abbiamo i nostri piatti che possono essere particolari, se io vendo questa camicia e la vendi anche tu, diventa un pochino un problema. Però in America va molto creare, loro lavorano tanto con le liste clienti, e creare, praticamente dare ai clienti la possibilità di andare a visionare la nuova collezione in anteprima, quindi fanno tipo delle giornate a porte chiuse, quindi siccome tu sei il mio cliente hai la possibilità di venire in anteprima a scoprire la nuova collezione. E questo, come dicevi tu, è un modo per fare sentire i clienti speciali. Oppure un'idea che mi era venuta tempo fa, che perché mi ci ritrovo, nel senso io sono veramente scarso nel vestirmi, nel senso non ho buon gusto, eccetera, e avere un personal shopper, una personal shopper che ti può consigliare, ad esempio, su come vestirti potrebbe essere interessante. Quindi, se tu avessi una lista clienti, tutto sommato sostanziosa, un buon numero, e decidi che una volta al mese, dopo vedi tu, comunque, oggi c'è la personal shopper, mandi un invito a tutti i tuoi clienti e molte persone potrebbero venire proprio per farsi seguire e aiutarsi nel scegliere i vestiti, ad esempio. Queste sono solo due idee. Oppure mandami la tua foto su WhatsApp, che ti suggerisco, come potresti vestire, oppure qual è il tuo outfit, ideale, oppure con le videochiamate, che ho visto che qualcuno lo stava facendo in generale. Quindi creare quella relazione tale per cui non vengo in negozio, prendo, consumo e vado via, ma creare veramente un rapporto dove veramente io vengo da te perché non è che semplicemente sei un fornitore. Sì, hai i vestiti che mi piacciono, ciao e tanti saluti, ma veramente qualcosa che vada oltre la condizione di acquisto, perché sennò c'è anche l'e-commerce, no? Cioè, se devo andare in un negozio a comprare, ok, me lo sono provato, poi magari lo vedo sull'e-commerce a meno, ti dico grazie, come una volta lo facevo anche io, no? Un po' di anni fa. Andavi al coso della Footlooker, ti È una provavi partita le chiusa. scarpe della Nike. Sì, Tanti saluti e ne andavi a comprare online perché costavano meno. Ecco, quindi questo assolutamente. chiaramente va a creare una frizione perché poi cioè, tu investi il tuo tempo per qualcuno che poi tra virgolette ti sfrutta. Ecco, quindi è fondamentale che voi quando vi entra un cliente dovete diventare veramente dei bravissimi venditori e da lì creare la relazione che poi vi permetta di coltivare diciamo, questa cosa nel tempo e fare in modo che loro tornino da voi. Poi Max, lascio te la parola. No, e sottolineo questa cosa perché la relazione per alcuni clienti è di un'importanza veramente assurda. Io faccio l'esempio di mia mamma che va dallo stesso parrucchiere, saranno 40 anni ormai. Io sono sicuro che se aprisse un parrucchiere fronte alla strada e gli dice ti taglio i capelli gratis, lei non andrebbe perché ha una relazione talmente forte col suo parrucchiere che continuerebbe ad andare lì. Quindi quello assolutamente è importantissimo. Figata, bellissimo. Ecco, allora, per chi non lo sapesse, Max è anche il direttore marketing di una catena di franchising di sushi e insomma stanno facendo dei numeri pazzeschi e quindi
ti volevo chiedere, no, al di là adesso del franchising, ma mi interessava proprio a livello locale un po' come è riuscito a impostare la strategia che facesse in modo che, insomma, il locale fosse quasi sempre pieno. Allora, qui diciamo che è ampia la faccenda. Certo, Allora, infatti, ti do la carta innanzitutto, bianca, però magari può essere di stimolo, di ok, ispirazione. cioè, diciamo che il punto cruciale su cui peccano tantissimi imprenditori, ma tu mi hai detto che qui abbiamo già risolto il problema, è trovare una motivazione da dare ai clienti per farsi scegliere. E perché nella maggior parte dei casi l'imprenditore tipico, il libero professionista tipico, dà per scontato che lui ha un ottimo prodotto. E di conseguenza le persone dovranno andare da lui. Ed è molto generico come cosa, perché non c'è nessuno che ti dice: no, vieni a mangiare la mia pizza che te la servo fredda. Cioè, sarebbe stupido. Eppure ci sono alcune realtà, ad esempio, a me piace tantissimo proprio l'esempio di Domino's Pizza, che tra mille pizzerie che si vantavano di ingredienti buoni, pizza soffice, pizza, arrivano loro e ti dicono: noi in 30 minuti te la portiamo. E la qualità del prodotto non è nemmeno menzionata. E quindi ci rendiamo conto come andiamo a risolvere nel mercato un problema diverso. Per cui, se io voglio la pizza buona, magari non ordino neanche lì perché non so se è buona, ma se ho fretta perché voglio la pizza subito, entro 30 minuti, la ordino da loro. E quindi diciamo che va a risolvere un problema. E nella maggior parte dei casi, purtroppo, questo manca. Veramente, sono rarissime le attività che offrono una soluzione a un problema. E invece è proprio la chiave, perché se noi diamo al cliente una motivazione per scegliere noi, diventa tutto più facile, verranno solo clienti che veramente hanno bisogno di noi, saranno disposti a pagare anche di più e ci preparano la strada per tutto ciò che viene dopo. Quindi questo è assolutamente importantissimo. Poi, detto questo, per rispondere alla tua domanda, allora dobbiamo fare una distinzione tra un locale che è già aperto e un locale che è una nuova apertura, perché cambia completamente. Noi abbiamo fatto alcuni errori, diciamo che un paio di locali hanno voluto aprire nello specifico ristorante, quindi di sushi, senza fare un lancio perché avevano paura che ci fosse troppa gente, la cucina non era pronta, eccetera. Sono partiti in sordina. Riuscire a farli crescere nuovamente è stato veramente dura. Ci abbiamo messo quasi un anno e ci ha aiutato un po' la pandemia. Tutti gli altri locali che invece abbiamo lanciato con un criterio, quindi facendo proprio raccogliendo, o meglio, creando la lista clienti prima ancora di aprire, quindi dando diciamo, un incentivo ai clienti per iscriversi, quindi catturavamo i contatti, eccetera. Abbiamo fatto una strategia sui social, meno 10, meno 9, meno 8, meno 7, fino al giorno dell'apertura, e si innesca un circolo virtuoso che è spettacolare, perché il primo giorno sei pieno, perché hai una lista di, nel nostro caso, 1800 persone che devono venire tutte lì e non le puoi servire. Quindi il primo giorno sei pieno, la gente chiama, mi dispiace, siamo pieni, prenotano per domani. Il giorno dopo sei pieno, la gente chiama, sei pieno. E sei pieno per le settimane a venire. E succede che chi chiama ti vede sempre pieno pensa che, caspita, devono essere bravissimi e continuano a venire. E sembra a un certo punto che quello sia il locale di riferimento, il locale in che tutti devono venire per forza a mangiare lì. O meglio, sembra che tutti vadano lì. E quando partiamo in questo modo, poi è veramente tutto in discesa. Partiamo con una lista clienti esagerata. Ovviamente. Parto dal presupposto che diamo un ottimo servizio, un ottimo prodotto, questo lo do per scontato, però aiuta tantissimo. Se invece abbiamo già un locale avviato e dobbiamo iniziare a riempirlo, serve necessariamente trovare questo elemento differenziante, questa motivazione da dare ai clienti per attirarli a noi e farli venire. I metodi anche qui sono infiniti, perché io posso venire, spesso faccio l'esempio della palestra. Ci sono persone che vanno in palestra per dimagrire, ci sono persone che vanno in palestra perché vogliono mantenersi in forma, ci sono persone che vanno in palestra perché vogliono mettere sul fisico. Tutte e tre vanno in palestra, ma ognuno va con una motivazione diversa. Quindi noi dovremmo decidere a chi rivolgerci, soprattutto all'inizio, quando abbiamo una clientela ancora piccolina, e puntare su quelli. Questo perché una comunicazione così mirata diventa molto più efficace. Chi legge il nostro messaggio, viene da me che diventi grosso, ora l'esempio è stupido, però se io voglio diventare grosso, sono molto attratto dal tuo messaggio rispetto a che uno. Vuoi dimagrire, viene da me, vuoi ingrossarti, viene da me. Cioè, il messaggio è molto più mirato e diventa efficace. Questo ci permette di catturare contatti da trasformare poi in clienti. Poi, man mano che la vostra attività cresce, eccetera, dovrete un attimo ampliare la comunicazione, creare un piano un pochino più ampio, però diciamo che inizialmente mi muoverei in questo modo. È assolutamente necessario trovare questa famosa motivazione, questo elemento differenziante che fa la differenza. Questo qui davanti è uno dei miei gatti. Ah, salutiamo. Ma è quella che in Tradins viene chiamata la USP, no? La promessa Sì, unica la di valore. reason why, tra una marea di. Cioè, Sì, perché io esatto. devo venire a mangiare la tua pizza? Perché devo venire a comprare i vestiti da te? Perché devo venire al tuo centro estetico?
se non abbiamo una risposta chiara e veloce, ragazzi, qui dobbiamo essere assolutamente pronti per crearcela, ok? Quindi noi adesso di solito cosa facciamo? Cerchiamo di far fare un questionario, un sondaggio che cerchi di aiutare a far capire qual è la strada che un locale deve intraprendere. E su questo, Max, ti voglio chiedere anche dalla tua esperienza, no? Come riuscire per trovare quel perché? Perché a volte è tutt'altro che scontato. E io, perlomeno quello che ho percepito nella mia esperienza, a volte è un mix di intuizione, è un mix di statistiche, quindi di numeri che ti dicono che c'è quella opportunità, e anche un mix di magari caratteristiche tue personali. Perché ti faccio un esempio: se tu sei un proprietario che è super espansivo, ha un grande carisma, cioè quello è un tuo asset, è un tuo punto di forza. Costruire magari il tuo business locale anche su questo, se quello che vuoi fare nella vita, è un asset e quindi tu lo devi sfruttare, e potrebbe essere una delle reason why. Non dico che sia l'unica, però potrebbe essere. Sì. Sì, perché il problema è che se tu sei espansivo lo scopri dopo. È come il ristorante che dice da me si mangia benissimo. Il problema è che la persona deve venire a mangiare per scoprirlo. Quindi prima devi riuscire a attirarla, poi la persona scopre la qualità del tuo servizio. Per quello che il marketing solitamente si dice che viene prima. Ha lo stesso valore del prodotto, però prima viene il marketing perché ti portano le persone. Poi il prodotto deve essere top perché la persona deve essere soddisfatta e poi ritornare. Come si chiama il gatto? Lui è Milo. Perché non quattro, quindi dipende chi passa. Di solito ti fanno l'avanti e indietro. Sì, ma qui c'è gente che mi sta facendo segnali di fumo, penso a te come siamo messi male. Non ha capito tra l'altro che siamo in live, scusate ragazzi, ma tu hai i gatti che ti invadono, io ho le scimmie, quindi per darti il padrone. Comunque... Comunque ti aggiungo un'altra cosa, guarda, per rispondere alla tua domanda. Se hai già una base di clienti, la cosa più facile da fare è chiedere ai tuoi clienti perché hanno deciso di sceglierti. Quello sembra stupido, ma dà un sacco di risposte, veramente. Perché ti rendi conto di come viene percepito dal punto di vista dei clienti, che spesso è totalmente diverso da ciò che l'imprenditore ha in mente. Quindi l'imprenditore crede che le persone scelgono lui perché non so fa una buona pizza, magari le persone invece vanno lì perché c'ha una bella vista mare. Ora, l'esempio banale, però proprio cose totalmente opposte, e chiedere al proprio cliente il modo più semplice e veloce. Figo, ma altra domanda, scusami. Facciamo finta che il business sia locale, ma tra virgolette di taglio turistico. Okay. Quindi la difficoltà qual è? È che far tornare un turista non è così semplice, perché chiaramente lì momentaneamente. Tu questa avresti qualche idea in mente? Parliamo anche di un ristorante che magari vive in una località turistica e quindi lavora per la stagione, o comunque lavora con turisti. Questo è molto più difficile. Ad esempio, io clienti hotel non li prendo per questo motivo, perché abbiamo l'oneroso compito di riuscire a trovare un cliente, quindi trovarlo, convincerlo a venire da noi, che questo è un costo che si fanno tramite marketing, e deve essere minore rispetto a ciò che il cliente poi ci fa guadagnare. Ed è veramente dura, anche perché i costi della pubblicità si alzano sempre di più. Quindi in questi casi io consiglio di appoggiarsi a portali turistici che fanno proprio questo. Quindi hanno già i loro asset, hanno già, ad esempio, sei che è posizionato sui motori di ricerca, quindi ha già tanto traffico che vi può in qualche modo mandare e vi porterà delle prenotazioni. Però in quel caso io consiglio di appoggiarsi proprio a delle strutture o delle realtà che già fanno questo. Sono da scegliere un attimo quelle pinze, perché non sono tutte serie, però se si trovano quelle corrette portano tanti risultati. Quindi sì, in quei casi sono quei rari casi in cui consiglio di appoggiarsi a chi già ha una struttura avviata. Quindi le OTA, i vari booking.com. Sì, anche. Ad esempio Booking, ci sono state strategie, ad esempio di mettere sul sito prezzi più bassi rispetto a quelli che ci sono su Booking per ovviare al discorso delle commissioni. Cioè ci sono una marea, che non so neanche se è legale farlo, ma ci sono... Addirittura c'era un hotel di Rimini, non dico il nome perché è veramente brutta l'azione che faceva, era un 4 stelle, molto molto bello, andava in overbooking di proposito e poi spostava le persone che arrivavano, siccome per legge devi darle a un... se tu vai in overbooking devi garantire al cliente un soggiorno in un hotel di stelle uguale o superiore, e quindi spostava
praticamente rivendeva queste camere a un 4 stelle superiore che costava meno rispetto a quello che lui aveva pagato su Booking. Cioè ti pensa, ora, a parte veramente l'idea malsana, da un certo punto di vista però è geniale, perché lui riusciva a prendere i clienti e poi li rivendeva, cioè e riusciva a marginare anche su questo. E quindi a livello strategico effettivamente è una mossa eccezionale. Quindi certo. Veramente... poco etico però. Zero, zero, no, sotto quello, ah, zerissimo, okay. non son d'accordo. Però a livello strategico effettivamente aveva un senso, quindi quello che a me piace prendere non è da questa situazione, come posso prendere una strategia del genere e sfruttarla in maniera etica in questo caso? Potresti anche vendere al prezzo più alto ancora e avere meno camere, cioè senza bisogno di andare in overbooking, ce ne sarebbe da fare di roba. Però è interessante come ogni strumento poi ha le sue caratteristiche e si possono sfruttare in diversi modi. E ti voglio chiedere questa cosa perché secondo me parlando di, cioè nel senso che poi tra il dire e il fare c'è anche a volte il mare, no? Giustamente perché se ci fosse fai così e uno fa così automaticamente funziona tutto, sarebbe tutto bello, no? Però purtroppo incominciano ad intervenire delle variabili che influenzano in maniera, cioè chiaramente il campo di battaglia non è la teoria e quindi succede che non è così semplice poi una volta metterci in pratica. Allora ti chiedo, nella tua esperienza, no, quando parliamo di creare le fidelity card, che sono delle cose che noi consigliamo spesso, sì, che però a volte non funzionano, ok? C'hanno dei limiti, o comunque magari il titolare, o comunque chi ha il business prova a promuoverlo, ma non funziona. Allora, tu hai dei casi in cui hai notato che c'erano delle differenze, quindi tu, guarda, fatto così, ho visto che non ha funzionato, ma fatto cos'ha, ho visto che invece ha portato risultati. Ti porto proprio l'esempio delle fidelity card del sushi, che inizialmente si provavano a vendere come fidelity card perché c'era una raccolta punti e avevano, la persona iscritta aveva dei vantaggi, uno schifo. Abbiamo poi aggiunto, fai la fidelity card e uno sconto di 5 euro sul tuo prossimo ordine, andava un pochino meglio e infine abbiamo cambiato con un piatto in omaggio che è il valore 12 euro, il valore percepito dal cliente anche se il food cost è più basso per il tuo prossimo ordine, e questo ha aumentato tantissimo la, diciamo, la percentuale delle persone che accetta di fare questa fidelity card. Quindi ogni quanto però? Il prossimo ordine in questo caso, quindi quando un cliente viene e dice hai già la nostra fidelity card? No, la vuoi? Sì, adesso non so bene qual è la frase che utilizzano, però il succo è la vuoi, vuoi attivare questa fidelity card e hai un osomacchio 8 valore 12 euro per il tuo prossimo ordine? Quasi tutti dicono di sì, oltretutto in realtà noi la pubblicizziamo online come 250 euro di sushi omaggio all'anno. Esatto, quindi lavorare sulla percezione e sì, dire... esatto, sì. Perché proprio lì molte persone non hanno voglia, anche io non ho voglia di fare una fidelity card, ne abbiamo mille, ne abbiamo troppe, è sempre uno sbattimento, poi ce l'hai, te la dimentichi a casa, quindi cercare di limitare al massimo le preoccupazioni del cliente o te la dimentichi a casa, non c'è problema, basta che mi dici il nome, cercare di semplificare il tutto, quindi evitare di chiedere troppi dati, infatti noi chiediamo solo nome e mail e poi se la compila il cliente da solo per ricevere questo premio, quindi abbiamo cercato di limitare un pochino le cose e lavorare tanto sulla percezione, perché poi è quello. E questo poi è anche un problema di marketing per molti imprenditori che hanno un ottimo prodotto ma non lo sanno promuovere. Quindi succede che hai un concorrente che ha un prodotto peggiore del tuo, però lo promuove benissimo e le persone vanno lì e tu sei lì che rimani, che rodi veramente, ah porca miseria, ma perché vanno da lui che il mio prodotto è migliore? Perché lo presenta meglio, quindi la percezione purtroppo importa tantissimo. Ci sono anche tanti studi, ad esempio i blind test sui vini, immagino che tu li abbia sentiti. Praticamente le persone, anche sommelier, gli facevano assaggiare dei vini in cui venivano invertite le etichette, vino di 10 euro, vino da 100 euro, e le persone preferivano il vino da 100 euro. Ma non è che erano fregate perché diciamo, ho cambiato l'etichetta, sono stupidi. Hanno anche provato con gli elettrodi per vedere quali aree del cervello si attivavano, e quando una persona pensava di bere il vino più costoso, si attivavano le aree del cervello del piacere. Quindi solo il pensare, l'aspettativa di mangiare, in questo caso bere qualcosa di buono, già ce lo fa apprezzare di più. Ed è incredibile questa cosa. Infatti, tra l'altro, questo è un consiglio che... cioè, poi dimmi se sei d'accordo. Nel menu, se avete un menu, o nell'offerta, avere un prodotto che costa tantissimo, anche se non lo vendete, anche se ne vendete uno l'anno, ma averlo... alza la percezione e tira su, perché dici cavoli, ma se questi vendono una pizza o una cosa con un prezzo così alto, vuol dire che anche il resto è buono.
Diciamo che c'è una correlazione stretta per lo stesso motivo, prezzo-qualità percepita. Quindi una cosa che costa, se tu hai due prodotti simili, uno costa il doppio, tu dai per scontato che costa di più. Faccio l'esempio dei fisioterapisti, visto che li abbiamo nel gruppo, no? Mi dicevi, se tu hai due fisioterapisti, uno ti chiede 50 euro per un massaggio, uno te ne chiede 100, tu pensi che quello che te ne chiede 100 sia più bravo, no? Certo. È ovvio, e in realtà non è vero, l'unica differenza è che uno ti costa 100 euro, uno ti costa 50. Non c'è nessun'altra relazione tra le due cose. Magari uno ha più esperienza, magari quello che ha più esperienza è quello che te ne chiede 50. Quindi non sono correlate le cose, però a livello percettivo un prezzo alto riflette, cioè fa percepire una qualità più alta, quindi assolutamente molto importante. Poi per il discorso di mettere un piatto solo più costoso, lì si può ragionare perché anche lì da contestualizzare in base alla tipologia del locale. Sai la trattoria da Pino che un piatto di tagliatelle ragù ti costa 6 euro, fai fatica a mettere un piatto da 30 euro, però Certo. assolutamente sì. Quello che dice è corretto. Bello. Tra l'altro, ragazzi, se c'è qualcuno che ha una sua esperienza o una sua attività e vuole raccontare, approfittiamo di Max per chiedergli qualche info, qualche curiosità, perché insomma ne sa a pacchi e quindi lo sfrutterei al massimo. E ti volevo fare anche quest'altra domanda, no? Pensiamo a sempre un'attività locale. Hai detto prima il parrucchiere, giusto per cambiare un po' il tema. Ecco, lì una cosa molto interessante, quello che avevi detto te era prendi già l'appuntamento per la volta successiva, perché sai che il parrucchiere tendenzialmente ha una scadenza e quindi prevenire il fatto che magari questa persona si dimentichi, incominci a rinviare e di qua e di là crea, diciamo, questa difficoltà. Che cos'altro, secondo te si potrebbe fare se fossi un parrucchiere per fare in modo di tornare o comunque magari anche fare in modo che altre persone, no, possano sfruttare anche un po' il referral, Sì. venire a provare il servizio? Allora, c'era un mio cliente parrucchiere che aveva ideato di testa sua, era stato bravissimo, un'offerta che si chiamava tipo chi porta un amico trova un tesoro, qualcosa del genere. Ed era molto semplice, ovvero se una persona veniva col coupon che ti avevo dato, pagava la metà e la volta dopo anche tu lo shampoo, cioè non so quello che facevi, pagavi la metà. E gli aveva portato un sacco di persone. Quindi a volte anche azioni molto semplici, molto basilari, comunque portano risultati. E ogni mercato è veramente unico, quindi un'azione che funziona magari questo tipo qui nel parrucchiere non ti funziona in un ristorante o viceversa, eccetera. Però l'importante è testare, cioè se io chiedessi quante azioni avete fatto nell'ultimo mese, quanti test avete fatto per stimolare il referral, quindi convincere i vostri clienti a portarvi i loro amici. Sono abbastanza sicuro che quasi tutti mi rispondano zero. Ed è un problema perché in realtà sono tutte azioni che andrebbero fatte costantemente proprio per testare, cercare nuove soluzioni, fare nuovi esperimenti. Ed è perché è interessante come il business. Io divido il business in quattro fasi praticamente. La prima è la fase degli asset, del brand, quindi tutto ciò che riguarda la motivazione da dare ai clienti perché scelgano noi. Poi c'è la fase di acquisizione clienti, quindi come comunichiamo e come portiamo i clienti da noi. È ovviamente importante perché è la nuova linfa, no, che ci arriva. Poi c'è la fase di vendita, anche qui molte persone lasciano tanti soldi nel piatto perché se un parrucchiere vengo a te e mi taglio i capelli, ok, un discorso. Se mi taglio i capelli faccio il colore, faccio la piastra, non so cos'altro, cioè lo scontrino medio si alza tanto. Quindi anche la parte di vendita è proprio importante perché alza lo scontrino medio e di conseguenza i margini a parità di clienti. E poi c'è il post vendita, quindi tutto ciò che viene fatto dopo che il cliente è venuto da noi. Appunto, fissare l'appuntamento successivo, vendergli eventualmente un pacchetto per farlo tornare, fargli compilare un sondaggio per capire come si è trovato, chiedergli una recensione, ci sono tante azioni che possiamo fare. E l'insieme di tutti questi tasselli, se diciamo uniti tra loro e migliorati tutti, portano dei miglioramenti esponenziali, perché se tu alzi il 10%, facciamo un numero cifro, sì, un numero cifro, una cifra tonda, se tu raddoppi, diciamo che io vengo da te a tagliarmi i capelli, spendevo 50 euro a farmi un massaggio, mi vendi anche dei prodotti, eccetera, te ne spendo 100, quindi ho raddoppiato il mio volume d'affari. Se però lavoro nel sistema di acquisizione clienti, ad esempio, e mi arrivano il doppio di clienti, non faccio il doppio, perché il doppio e doppio faccio il quadruplo. Se raddoppiasse anche la parte di post vendita, gli amici che mi arrivano e via dicendo, farei 8 volte tanto. Quindi ogni piccolo miglioramento, ogni tassello che andiamo a migliorare poi diventa esponenziale perché si moltiplica tutti gli altri miglioramenti che facciamo. È da lì che poi si possono ottenere veramente miglioramenti importanti e molto forti. Ecco, allora ti faccio questa domanda, no? Chiaramente dipende, dal,
dal settore, dall'attività e via dicendo. Però qual è la prima cosa che tu faresti dato che hai una lista clienti? Okay? Premesso che hai una lista clienti, qual è la prima azione per fare tornare un cliente che faresti? Per più Quindi lo... importante. Allora, innanzitutto, diciamo che se la lista clienti è utilizzata correttamente, tu dovresti sapere chi è che non torna da un po' e chi è che invece è venuto di recente. Cosa, ad esempio, che in questa catena di sushi facciamo. Quindi le persone che non tornano da un po' entrano in un'automazione di marketing che le invita, diciamo, a tornare. Tutto automatizzato, perché è una cosa che quando il vostro ecosistema di marketing inizia a essere strutturato, sarebbe da fare. E nel senso che se tu hai una lista di 100, di 1000 clienti e 900 ti sono tornati da una settimana, non fai nulla, dovresti lavorare solo sugli altri 100. Quindi immaginiamo che tu abbia 1000 clienti che non tornano da tanto tempo, cosa fai? Dipende, come ti dicevo, dal tipo di business. Quindi faccio fatica a darti una risposta univoca. Se fossi un negozio di abbigliamento, potresti fare, ad esempio, quello che dicevamo prima, non so, la giornata col personal shopper che ti aiuta a vestirti. Se sei un ristorante, potresti fare una promozione in cui c'è un ristorante qua vicino, ad esempio, che regala la bottiglia di vino. A me non piace molto come azione, però evidentemente funziona perché la fanno da anni. E veramente dipende tanto dalla tipologia di business. Se sei un estetista, potresti regalare tipo le sopracciglia, una cosina che a te costa 5 euro, ma l'obiettivo è far tornare il cliente una volta che gli vendi anche magari la ceretta full body o un massaggio o altre cose. Quindi dobbiamo cercare di dare un incentivo al cliente per venire. Però, Sì, cioè di capito? averli fisicamente lì, perché una volta fisicamente lì diventa molto più facile, tra virgolette, riuscire a vendergli qualcos'altro che magari poi ti porta margine. Quindi Esatto. il business locale cioè, ha un grande vantaggio, no? Che è quello della esperienza personale che ha col cliente, cosa che magari altre aziende non per forza hanno. Se tu compri un prodotto, non è che vedi le persone. E quindi l'asset su cui bisogna un sacco lavorare è questo, cioè l'esperienza di contatto dal vivo che loro hanno con te va ripetuta il più possibile e ti devi domandare come posso riportare quella persona da me all'inizio anche senza guadagnare, ma l'importante è che fisicamente ritorni da me. Assolutamente. Anche perché una cosa, ad esempio, che andrebbe fatta, perché un cliente non torna più da te? E se tu hai una lista clienti dove un minimo hai un tracciamento di dati, hai 1000 clienti e 900 non tornano più, probabilmente c'è qualche problema. Quindi riuscire a individuare quel problema e correggerlo ci permette di avere un miglioramento notevole. E come vedi, è proprio l'insieme di tante piccole cose che, andate a sistemare, portano poi grandi risultati. Quindi una cosa che consiglio sempre, ad esempio, è diciamo di compilare un questionario post vendita. Quindi dopo che un cliente ha comprato da noi, anche se sono massaggiatore, 2 giorni dopo, allora come ha dato il messaggio, tutto bene, ci tenevo a sapere che sei rimasto soddisfatto, per dire. Magari così diciamo che la persona si vergogna di dirti che non si è trovato bene, però già ti puoi fare un'idea. Oppure molti fanno compilare un questionario anonimo dopo il trattamento, cosa che avevo fatto fare a quel ragazzo, ad esempio. Lui aveva una media di 5 punti su 5 su qualunque cosa e appena prendeva un 4 da qualche parte interveniva immediatamente per migliorare. Infatti aveva un tasso di ritorno altissimo. Purtroppo non sono tutti così bravi, perché alcune volte magari per lacuna dell'imprenditore, altre volte perché l'imprenditore magari non dà peso a una cosa, a cui però invece i clienti danno molto peso, è un peccato, diciamo, perdere un'occasione per avere un miglioramento importante. Quindi, se avete la lista clienti, una persona è venuta a comprare da voi, cercate di stimolarla a tornare e alle persone che non tornano da un po', cercate di sondaggiarle in qualche modo, di scoprire perché non tornano più. Quindi anche quella è Sì, un'altra perché azione che è da integrare. magari se non sono tornate da voi, purtroppo potrebbe essere, non per forza, però potrebbe essere È successo probabile. qualcosa che non li ha soddisfatti. Faccio un esempio, esperienza personale. L'anno scorso ho comprato, ordinato, diciamo, in delivery un cibo perché mi era piaciuto, ne ho sentito parlare, e mi era anche piaciuto l'anno scorso. Quest'anno l'ho riordinato, non mi è piaciuto per niente. E io un po' gli ho messo la X sopra, errore mio anche perché magari gli devo dare un'altra possibilità, no? Però questo ti fa capire che se io non ordino più, sicuramente magari un motivo dietro c'è stato. E quindi anche andare a indagare, no? Sul fatto del perché un cliente, immaginatevi, no? Un cliente che magari conoscete,
che l'avete visto almeno quelle 3-4 volte, quindi di faccia lo vedi, dici, questo ormai è un'abitudine, che dopo un po' sparisce. Lì, ragazzi, o è successo qualcosa a lui come persona, o purtroppo ha avuto un'esperienza negativa. Quindi bisogna anche magari cercare di capire dietro che cosa è successo per andare a intervenire. Quindi fidelizzare i clienti vuol dire lavorare un botto anche sul migliorare il servizio, migliorare l'esperienza, perché altrimenti rischia di dire: ok, io faccio questo, quello che faccio, se ti va bene bene, se no ciao. No, cioè è un continuo mettersi in gioco. Allora c'è qualcuno, adesso vedo dall'altra parte chi è che fa questa domanda, Arianna. In media, un cliente medio per quanto tempo può frequentare? Beh, Arianna, dipende da, secondo me, dal settore, cioè di che cosa stiamo parlando a livello di business? Cioè, che attività locale? Perché se hai un ristorante, magari una pizzeria, può essere una volta a settimana, un ristorante di pesci di un certo tipo, magari una volta al mese. Se vai da un personal trainer, magari vai 3 volte a settimana, come faccio io, quindi è molto molto soggettivo. Aggiungo anche una cosa mentre riceviamo la risposta. Riguardo ai clienti che si lamentano, come ti dicevo, noi come Sushi Corner, come catena, abbiamo un sistema di feedback post vendita e capita purtroppo a volte che c'è qualche cliente che è imbestialito e quindi ci scrive dei commenti arrabbiatissimi perché ha avuto una brutta esperienza. Quando succede così, noi solitamente gli facciamo un buono per l'intero pasto, tutto quello che ha acquistato, ovviamente ci scusiamo e è incredibile come le persone, quando gli dimostri disponibilità, gli fai capire che davvero ci tiene a loro perché, cioè, i clienti sono veramente la benzina dell'azienda, quindi sono fondamentali. La cosa più importante di un'azienda ovviamente sono i clienti. E quando gli fai capire che ci tiene a loro, è incredibile come cambiano da così a così. Diventano i clienti più affezionati a te. Quindi cercate di trattarli bene. Grande, intanto la Lena ha risposto e ha detto che è un centro estetico. Quindi secondo te quanto? Ah, io sinceramente non ne ho idea. Io quando andavo da un fisioterapista andavo una volta a settimana, ad esempio, però una ragazza che si fa le sopracciglia ogni quanto se le fa, una ceretta ogni quanto si fa. Quindi dovresti cercare di capire in base a quello. Un'altra un'azione che puoi fare, se tu hai già la lista clienti, è analizzare i tuoi dati. Quindi vedi mediamente i clienti ogni quanto vengono. Ci sarà magari chi viene una settimana, chi viene una volta ogni 2 settimane, chi viene una volta al mese, però. Quindi dice, alcuni clienti target da anni, ma in medi massimo 2 anni. Poi abbiamo i saltuari. Ah, quindi dici proprio di durata del cliente. Ah, Sì. mia mamma, ti dico, io andavo dallo stesso parrucchiere da quando è qui, da 40 anni, quindi in quel caso è una cliente molto affezionata, però sinceramente non ti so rispondere. Secondo me, cioè, chiaramente dipende molto dall'evoluzione che hanno, perché a volte, cioè, per una questione proprio di fisiologica, no? Se io frequento un locale perché ho 20 anni, a 40 in quel locale non ci vado più, perché non è più quel tipo di locale che mi piace frequentare. Se io vado in un centro estetico per un determinato motivo e magari a un certo punto dico: cazzo, me ne frega delle rughe, me le tengo, potrebbe essere. Quindi è chiaro che non c'è purtroppo una risposta univoca, però in questo caso, Arianna, tu potresti studiare il tuo target, capire chi è la persona media che viene da te e perché viene, no? Perché magari c'è la persona sui 50 anni che ha bisogno, tra virgolette, di apparire più giovane, c'è quella che invece ne ha 25-30 che vuole apparire più bella e via dicendo. Quindi in base, tra virgolette, a quella, alla tipologia di cliente che hai, poi già lì puoi anche farti una proiezione di quanto tempo potrebbe restare con te. Sì. Adesso vediamo se ha qualche altra domanda. Comunque Max ci hai dato un sacco di perle bellissime e che insomma, tanta roba. Soprattutto, cioè, veramente pratiche, perché poi alla fine le cose più utili sono quelle che puoi mettere in pratica già da domani. Ed è chiaro che dobbiamo veramente come mentalità abbandonare il concetto del una volta era così, vivevo diciamo di questa modalità. Oggi, andando verso sempre più il futuro, cambierà moltissimo, perché probabilmente anche molti scenari cambieranno e quindi dobbiamo essere veramente proattivi nel capire che cosa succede nel mercato, in quello che succede attorno a noi, e quello che diceva Max, noi abbiamo veramente l'opportunità più grande, cioè chi ha un business locale,
quello di entrare in contatto col cliente e di fargli domande. Cioè, cavoli ragazzi, un conto è fare una domanda online, un conto è avercelo di fianco, farci due chiacchiere e intanto infilarci quella domandina che ti serve per capire, avere un feedback da lui, se gli è piaciuto il servizio, se c'è qualcun altro che in giro sta facendo un servizio che gli piace, quindi potresti perderlo, oppure se si è trovato male, oppure se ha apprezzato in particolar modo un qualche cosa della tua attività. Cioè tutto questo, secondo me, io faccio un esempio, quando vado al ristorante, a me piace che il cameriere o il ristoratore venga lì e dice ragazzi tutto bene? Tutto a posto? È una cavolata, però magari, cioè, se io per, diciamo, per bon ton non sono uno che comincia a lamentare, te smazzi. Io se c'è qualcosina che non mi piace la dico, ma dico cortesemente. Però capisco che dall'altra parte un cliente chi mi dà mi ascolta, quindi lo apprezzo e soprattutto se lui interviene lo apprezzo ancora di più e so che se la prossima volta torno c'è questa persona a cura di me. Ecco, questo è un modo per farmi tornare personalmente. Sì, assolutamente. Diciamo che come risponde alla tua critica ti permette anche di capire che tipo di imprenditore è. Lei dice, sempre mi sa che sia sempre la Rihanna che dice, io ho PUV, mi sa che sia la trattamenti donne in menopausa. Ok. Proposta unica di valore, scusami, no? Non gioco, perché io la chiamo USP e quindi PUV. Ho tre fasce silver, gold, platino. Spese annue 600, 1200, 3000 euro. Che dici, Max? È ottimo. Diciamo che offrire... Io ho un mini corso che si chiama proprio la strategia del prezzo a pacchetti e della logica è proprio questa, quindi offrire tre fasce di prezzo. In questo caso sono tutte e tre probabilmente interessanti, perché ci sono alcune strategie anche per su come mostrare il prezzo, quindi creare un prezzo se mai andato al cinema, sì, avrei visto che se il popcorn piccolo 3,5 euro, popcorn medio 6,5 euro, popcorn grande 7 euro. Cioè, o prendi il piccolo o prendi il grande. Quello medio di 6,5 euro non ha senso, no? Per 50 centesimi prenderesti quello grosso. Sono tutte tecniche per, diciamo, dirottare le scelte dei clienti. In ogni caso mi sembrano comunque dei buoni prezzi questi. Quindi ora non so la frequenza con la quale queste donne vengano a farsi fare un trattamento, però immagino che col pacchetto silver da 600 euro all'anno verranno una volta al mese, quindi un trattamento da 50 euro a volta. Forse magari vengono 6 volte l'anno con uno scontrino medio quindi di 100 euro a colpo. Però ora non ho abbastanza dati, però mi sembrano dei numeri interessanti e soprattutto interessante perché hai fatto un pacchetto annuale e questo è già tanta roba perché lo fanno veramente in pochi. Sì, 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 bellissimo. Poi speriamo, Elena, di averti risposto. Comunque brava di aver fatto il pacchetto. Pensa sempre come dare valore al tuo cliente e magari creare dei prodotti, no? Quindi anche nell'upsell soprattutto. Sì. Per alzare lo scontrino medio, quello che diceva Max, quindi dobbiamo riuscire a fare uno scambio con il nostro cliente in modo tale che lui ci dia tutto quello che ci vorrebbe dare. 100 euro a sessione una volta a settimana, beh, tanta roba, eh. Buono, però e a sto punto vuol dire che se tu fai il silver vieni una volta, un mese e mezzo e poi hai finito 6 volte, quindi lì subito da in qualche modo rimettere dentro il ciclo, sì, assolutamente. Bello, bello. Max, è stato veramente super esaustivo, secondo me hai dato veramente un botto di spunti. Ti lascio andare a mangiare, anche perché poi immagino che poi qualcuno tifoso di calcio si fa la cenetta e si prepara per la nazionale, tra i quali ci sono anche io, scherzi a parte, veramente grazie perché tanti, tanti spunti di valore. Spero veramente di averti prossimamente un'altra volta qua, perché... Volentieri. Vabbè, ti sei bloccato. Sì, che ti ho perso. Ah, io ti avevo perso io, ti ho ripreso. Ti avevo perso. Fantastico, super. Grazie mille a tutti per esserci stati e alla buona prossima. Ciao Maria, ciao a tutti, ciao Michele. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.